La Lega rinnova l'appoggio alla lista che candida sindaco per il secondo mandato Marco Scaramellini. Perché questa scelta e com'è costituita il vostro gruppo? Sì, oggi presentiamo la nostra lista della Lega Lombarda. Anche questa volta appoggiamo convintamente il candidato sindaco, il sindaco Marco Scaramellini. È una scelta di continuità, è una bella lista composta da una variegata composizione di persone. Ci sono giovani, pensionati, dipendenti pubblici, professionisti, quindi diciamo che è una rappresentanza abbastanza eterogenea di quella che è la società. Noi appoggiamo convintamente il sindaco Scaramellini per la sua storia, per quello che ha fatto in questi anni. Il civismo di Scaramellini si è speso molto bene con la concretezza e con la vicinanza al territorio della Lega. Alla presentazione ufficiale della lista della Lega, che ha inserito nel simbolo Scaramellini sindaco, è intervenuto anche l'assessore regionale Massimo Sertori a sostegno del gruppo. A riproporsi agli elettori gli assessori Barbara Dell'Erba, divenuta anche vice sindaco a seguito delle dimissioni di Lorenzo Grillo Della Berta e Lorena Rossatti, e i consiglieri comunali uscenti, oltre al presidente del consiglio comunale Maurizio Piasini. Fra i 32 componenti della lista ci sono 18 uomini e 14 donne, tra loro anche un ragazzo maggiorenne da sole 2 settimane. Ci sono molti progetti che sono già stati iniziati, diciamo emblematici per quella che è il futuro della città. Penso al progetto di Monte Salute, penso al progetto Pinqua, che sono già finanziati e che devono essere concretizzati e messi a terra sul territorio. Questi sono progetti molto importanti che avranno un impatto importante su quella che è la fisionomia della città. Comunque diciamo che la filosofia di fondo, il metodo di lavoro di cui riconosciamo il merito al sindaco Scaramellini è di avere quella concretezza per cui si guarda all'ordinario, alla gestione dei servizi ordinari, alla manutenzione e contemporaneamente e parallelamente anche a una visione più strategica di quella che è e dovrà essere la fisionomia futura della città.